Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Andiamo a commentare la partita Cosenza-Pisa, svoltasi oggi al Marulla, dove ha visto capitolare il Pisa per una rete a zero. Bene, a noi ovviamente le soste, le pause ci fanno male, poi soprattutto quando si riparte dopo che ci sono state le nazionali, peggio del peggio. Vabbè, mister ha deciso di non far entrare chi era andato alle nazionali e ha messo dentro una squadra rivista, rimaneggiata, insomma. Beh, la squadra non ha neanche iniziato male, il Pisa, tutto sommato, via via il Cosenza ha preso coraggio e si è visto quando al 43esimo un Marras che andava, diciamo, disturbato, propone un assist e Nasti in sacca e siamo al 43esimo, siamo al 43esimo del primo tempo. Quindi noi andiamo sotto una rete a zero quando? Alla fine del primo tempo. Bene, si riparte e si riparte male, quindi il mister vede bene di compiere le sostituzioni. Noi sempre a rincorrere. Poi cosa devo dire? Un bel tiro di Mastino, un paio di tiri belli di Gargiulo. Poi vogliamo dire che Mikai è stato il migliore in campo? Diciamo che Mikai è stato il migliore in campo, d'accordo. Il mister ha detto che Mikai è stato, diciamo, quello che ha giocato meglio di tutti. Beh, sono Mikai, gli altri no. Noi invece? No, fatemi capire. Noi invece? Insomma, la colpa è sempre degli altri. La colpa è sempre solo degli altri. No? Gli altri giocano meglio. Questo è meglio in campo, questo è migliore in campo. Insomma, alla fine come contro il Modena, no? Quale? Né più né meno. Te non hai il finalizzatore. Te non hai chi te la butta dentro. È inutile che l'andiamo a girare. È così. Poi negli ultimi minuti mettiamo dentro un inverosimile. E allora parti subito, no? Parti subito messo bene in campo e dopodiché fai le sostituzioni. E magari la partita prende una piega diversa. No. Perché? Perché la mentalità è quella. La mentalità è quella. È quella che quando i ragazzi vanno a giocare nelle nazionali, a rientro non si fanno giocare. Perché gli altri stanno qua e si allenano. Va bene, che dobbiamo fare? È così, tanto ormai la minestra si sa. È questa, no? Con fagioli, senza fagioli, con i cavoli. È questa la minestra. È inutile che ce la giriamo nel manico. È così e basta, non c'è finalizzatore, non si finalizza, non si riesce a fare niente. Sibilli oggi, gli ozzi, ne parliamo. Ma cosa devo stare qua a dire? Tanto l'abbiamo vista tutti la partita, quindi cioè, è inutile, però mi fa piacere avere i vostri commenti, perché io a questo punto commentate. Ma che devo dire di più? Commentate, perché magari, ripeto, sono sempre io che vedo un'altra partita. O magari sono io che dice le cose che magari non sono giuste, non sono vere, perché questa è, no? Questa è la sostanza della cosa, capito? E poi dopo, allora, cosa si fa? Si corre, no? Ai ripari, e allora si mette dentro Tizio, Caio, Sempronio, no? E poi, in corso d'opera, te vai a sinistra, te vai a destra, spostati, mettiti, fai. Alla fine non è così che si ragiona con le partite, ragazzi. Non è così. Siamo a posto, siamo salvi, va bene così, cioè nel senso, per carità di Dio, la categoria è assicurata per l'anno prossimo. Io mi auguro solo che l'anno prossimo si parta con intelligenza, voglio dire, che si parta a tempo debito, che si comprino giocatori che si devono comprare, tipo Marutan, e gli altri, insomma, anche se fanno fagotto, bah, insomma, mi dispiace, ma fino a un certo punto, per alcuni, sto parlando di alcuni. Cioè, questa è la situazione, cioè io non, cioè, non c'è nulla da fare. Voi guardate il CSE, abbiamo dato il CSE, l'abbiamo dato sul Tirol, che fa gol. Oggi sul Tirol ha ripresa negli ultimi minuti, andava a giocare a Cagliari. Cioè, nel senso, la pochezza nostra è quella, non si riesce, cioè non si finalizza, non si riesce a buttarla dentro. È inutile
Io ho sentito, intervisto, ho letto. Sì, il Pisa, bella squadra, sì, Pisa, bella squadra, bella squadra, bello tutto, nel calcio non si va avanti a meriti, ragazzi, nel calcio va avanti chi vince, questo è inutile dire su Tirol l'anticalcio, Bisoli, destra, sinistra, ma ci possiamo mettere qui a fare tutte le ipotesi e tutti i discorsi che ci pare, alla fine nel pallone vince chi la butta dentro, i tre punti a casa li porta chi vince, chi segna, non i meriti, questo è il discorso, i meriti sono lasciati ad altre cose, magari nella vita, nel lavoro, tutto quello che volete voi, ma i meriti nel calcio contano poco, cioè contano zero, le chiacchiere stanno a zero, questo è il discorso, poi ognuno può pensarla come vuole, si possono prendere tutti, si possono fare discorsi da bar, le tazzine, si beve un caffè, si fa, ma alla fine i meriti non meritavo, non facevo, perché, per come, alla fine chi è che ha vinto? Il Cosenza, e tre punti si riporta a casa al Cosenza, semplice, è facile, no? Non è che c'è da fare, questo è il discorso, Beruato non c'è, Touré non c'è, sì, Maturello recuperiamo, cioè non se, Beruato recuperiamo, Torino lo recuperiamo, sì va bene. Allora un colpo d'occhio alla statistica, tiri totali 18 noi, 7 il Cosenza, 18 noi, perché la maggior parte fil di palo, fil di traversa, fil di qua, filo d'erba, questo è il discorso, non si finalizza, ma quant'è che lo dico, non si finalizza, è inutile fare 18 tiri e in porta 4 noi e 3 Cosenza, perché poi alla fine non entra la palla, se non entra è inutile, come col Cosenza, è come col Sudtirol, no? Uguale, col Modena hai fatto la stessa cosa, possesso di palla 63% e 37% al Cosenza, e quindi calci d'angolo 4 Cosenza e 3 noi, questo è il discorso, la nuda e cruda verità è questa, è inutile che, hai capito? Questo è il discorso, non si fa giocare perché vanno a giocare le nazionali, qui i giocatori entrano e giocano, quelli che stanno qua e che si allenano, va bene a voi, va bene anche a me, ma insomma alla fine questo è il discorso, e poi dopo si rincorre e dopo si ricorre, allora dopo cambia primo tempo, allora stai lì pena, stai alla televisione, peni, no, perché io non sono potuto andare a Cosenza, quindi ho visto in TV. No, una delle poche volte che non sono andato a vedere la partita, perché sono andato dovunque. Voi lo sapete che posto anche su Instagram, quindi non mi venite a dire a me che io non seguo il Pisa. Seguo il Pisa, se ce la dico qualcosa la dico. Che se ne dica. Quindi, questa è la sostanza, questo è il succo del discorso, il succo del discorso è questo. Quindi è inutile che veniamo qua e là, non meritavamo, ma hai perso, basta, fine, e analizza perché hai perso, perché tiri a casaccio, tiri a destra, tiri a sinistra, tiri per aria, tiri per terra, fil di palo, fil di terra, filo di qui, filo di là, e alla fine non entra. Mica è stato il migliore in campo, non è che se c'avevi un altro finalizzatore magari veniva anche in una maniera diversa. Ripeto, io spero, mi auguro che la società parta l'anno prossimo con un discorso diverso, testa sulle spalle, giocatori come si deve, perché questo è il discorso. Io vorrei vedere, insomma, tutto quello che la società ha tirato fuori, ha sborsato e ha speso, sicuramente secondo me questa non è la classifica giusta del Pisa, ma comunque questo è un pensiero mio. Va bene, detto questo vi aspetto lunedì la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri e io mi raccomando a voi di commentate, perché magari, ripeto, sono io che vedo qualcosa di diverso, sono io che non vedo bene e quindi commentate, perché i vostri commenti, voi lo sapete, sono preziosi. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.